Buongiorno persone all'ascolto, eccoci ad un nuovo riassunto del weekend di calcio femminile. Sì, giocata la Coppa Italia, andata dei quarti di finale, ecco il riepilogo dei risultati. Sabato 29 gennaio, ore 12 a Como, Roma batte Como 3-0. Ore 12.30 Sesto Fiorentino, Empoli 0, Fiorentina 0. Domenica 30 gennaio, ore 12.30 Bogliasco, Milan batte Sampdoria 4-1. Infine a Lecco, ore 14.30, Inter 1, Juventus 1. Velocemente riassunto delle partite in ordine cronologico. A Como nette prevedibile vittoria della Roma che supera il Como per 3-0 e pone le basi per una comoda qualificazione in semifinale. Buona partita da parte delle padroni di casa che non disdegnano l'azione offensiva anche se solo dopo il 2-0 ricapitano le occasioni migliori. Brevemente i gol. La sfida si sblocca al 43esimo, Ove scarica a sinistra per Lionna, nei pressi lato corto l'ex Empoli Verona Juve crossa, Lazzaro colpisce di testa, la palla sbatte sull'interno della traversa e ricade oltre la linea. Al 56esimo una palla recuperata a centrocampo da Bernauer, scambiata con Lazzaro, diventa filtrante per Sarturini, che scatta a sinistra, serve Lazzaro che però manca il pallone, aggancia Ove che in diagonale batte Small. All'88esimo lancio dalle retrovie di Sofia, Lazzaro può infilare la difesa all'ariana e insaccare di pallonetto sull'uscita di Small. Le altre occasioni della partita per le giallorosse sono state una parata di Small sul colpo di testa di Ove al sesto e un tiro fuori di Andressa al 30esimo, una respinta di Ilai sul tiro di Lionna seguita da un'imprecisione di Andressa che manca la porta al 31esimo. Il Como non è rimasto a guardare e ci ha provato a sua volta, ma l'ottima Ceasar ha salvato tutto. Al secondo picchia messo sul fondo, al 34esimo Ceasar ha bloccato un tiro di Kubasova. Poi nella ripresa al 72esimo ha respinto un colpo di testa di Rigaglia sullo sviluppo di un calcio di punizione, al 79esimo ha evitato il gol sul suo palo mettendo in corner il tiro di Mariani e fino al 85esimo ha salvato sul tiro dal limite di picchi. Dunque 3-0 e Roma quasi certa del passaggio. A Sesto Fiorentino il mese scorso Empoli e Fiorentina impattavano con maggiori rimorsi per le padrone di casa stoppate dei legni dal portiere, stavolta la Fiorentina ad uscire rammaricata per uno 0-0 che poteva trasformarsi in qualcosa di più. In pratica l'unica vera differenza tra le due partite è stato il punteggio, 1-1 in Serie A, 0-0 in Coppa. L'andazzo della partita, al terzo Cappelletti blocca un tiro di Mascarello, all'ottavo Lundin trova all'esterno della rete, al 15esimo un cross di Mascarello rimbalza su Giacinti, Cappelletti mette in angolo, l'Empoli cresce tra il 20esimo e il 30esimo, al 23esimo sviluppo di una punizione da destra, un tiro di Gnoll toccato da Bocchetti diventa un assist per Dompi, conclusione, la sfera colpisce il palo, la schiena di Tasselli e va sul fondo, al 30esimo sviluppo di un angolo da destra, Bellucci con il sinistro in diagonale sfiora l'incrocio. Nella ripresa al terzo Vicinucci in diagonale divora il gol, al 21esimo Uscei rompe di testa sul cross di Giacinti dal lato corto di sinistra dell'area di rigore e la traversa nega il gol, al 39esimo Vicinucci calcia sorpresa da tre quarti ma colpisce la traversa, al 93esimo Mascarella calcia alto una punizione, al 96esimo Cinotti ci prende rovesciata, Tassoni blocca. Dunque 1-0-0 senza particolari emozioni, ci si aspettava di più dalla Fiorentina che comunque rispetto al mese scorso ha tenuto meglio il campo. Troppi però gli errori in fase di impostazione di entrambe le squadre. A Bogliasco netto 4-1 del Milan che supera la Sampdoria e pone già un piede in semifinale. La Sampdoria ha giocato meglio rispetto all'impegno di campionato di sabato scorso, ma comunque è stata presa di un Milan decisamente arrembante e, come più volte sottolineato, libero mentalmente. La sequenza delle reti al quinto angolo da destra di Andersen ed incornata vincente di Guagni, al 12esimo Fusetti e Battellani si sfiorano, per l'arbitro è rigore e dal dischetto Rincon non sbaglia infilando Baba a destra. Al 33esimo Agar cross in area, una difenditrice respinge, Grimshaw tiro, la sfera viene respinta e schizza sui piedi di Andersen che mette raso terra verso il primo palo, Piemonte tocca di destro e l'insacca. Al 61esimo contatto in area tra Enval e Bergamaschi, per l'arbitro a calcio di rigore, dal dischetto Tomà indovina l'angolo alla destra di Soggio e fa 3-1. Nel recupero angolo da sinistra di Andersen, Grimshaw sul secondo palo di testa chiude definitivamente i conti. La partita è stata sotto il totale controllo delle rossonere, le doriane dopo aver subito il gol hanno reagito prontamente, anche se il rigore dell'1-1 è un netto regalo e non sembra neanche troppo rigore quello dato del 3-1 del Milan, sicuramente dei due forse quello dato al Milan è quello più, tra virgolette, netto. Ancora una volta la difesa ligure però ha dimostrato lacune da colmare alla svelta, in riferimento soprattutto al campionato perché ribaltare questo risultato in Coppa sembra molto difficile. Tra le poche doriane ad uscire con un minimo di soddisfazione c'è Valentina Soggiu che sfodera una prestazione di livello salvando più volte il risultato. Aggiungiamo anche la traversa di Bergamaschi al 29esimo tra le note di cronaca, ovviamente per il Milan. Vediamo infine il big match tra Inter e Juventus, un 1-1 tutto sommato giusto, con un Inter che è stata però capace di buttarsi via nel recupero. Gara equilibrata, giocata a centrocampo, le padroni di casa hanno avuto le chance in ripartenza, le ospiti sugli sviluppi dei calci piazzati. L'Inter parte con un affondo sinistro al quinto, poi Brusel il rimpallo non riesce a far fruttare l'opportunità, all'ottavo ci prova invece in gioia su imbucata di Sonstevo, al Piero Magnani attenta e respinge. Al 17esimo punizione di Bonetti dal centro sinistro della tre quarti, sul secondo palo si libera Kettlin, il cui tiro però è bloccato da Piero Magnani perché debole e impreciso. Al 19esimo prima vera opportunità per le bianconere, angolo da destra di Cernoia, Merlo tocca nei pressi del palo più lontano sul colpo di testa di Staskova e sarà involontariamente Bonansea che in scivolata colpisce l'esterno della rete.
Al 27esimo Urtic serve per Staskova che allarga a destra per Lundorf, il cui tiro colpisce il palo esterno. Al 33esimo Peyro Magnan blocca un tiro di Njoj ed è l'ultimazione interessante del primo tempo, anche perché l'unica altra emozione è una mischia generata sull'angolo bianconero al 43esimo. Ad inizio ripresa, Ketelin sbuca sul secondo palo sulla punizione da centrocampo di Bonetti, il tiro scheggia la traversa, poi la sfida si blocca sino al 71esimo, quando Peyro Magnan neutralizza un tiro di Njoj. E arriviamo al minuto 72. Bonetti allarga a destra per Pandini in situazione di ripartenza. Il lancio troppo lungo e costringe il numero 18 nei pressi della bandierina a recuperare il pallone. Pandini serve Sostewol che gira a Karsunin che tocca in scivolata. La palla finisce in Njoj, a cui piatto destro batte Peyro Magnan a sinistra e l'Inter va in vantaggio. La Juventus prova a reagire all'82esimo con le neo entrate. Zamagnan cross da sinistra. Bonfantini si prodiga in spaccata sul secondo palo. Gilardi attenta e respinge e mette in angolo. All'87esimo le due ci riprovano, ma stavolta Bonfantini manca la porta tirando da lontano. Nel finale l'Inter si fa male da sola. Al 92esimo Portale serve Polli che allarga a destra. Karsunin entra in area tutta sola. Tu per tu con il portiere alza sopra la traversa. Nell'occasione successiva Gilardi non respinge benissimo un cross di Zamagnan. La sfera finisce in calcio d'angolo dal quale nasce il pareggio. Bottin va direttamente in porta, Gilardi calcola male la traiettoria, complice il sub del sole, la palla va direttamente in rete. 1-1, all'Inter va ben più di un rammarico, alla Juve il compiacimento per aver ancora una volta mantenuto fede al proprio voto. Il ritorno delle gare di Coppa sarà programmato per il 12 febbraio, Roma-Como, Fiorentina-Empoli, Milan-Sampdoria, Juventus-Inter, orari e date da definire, bisognerà vedere chi giocherà il sabato e chi invece la domenica. Probabile un Milan-Sampdoria-Juventus-Inter di sabato. È un Roma come Fiorentina Empoli di domenica in una sorta di inversione delle gare che abbiamo visto questo weekend. Possiamo passare a questo punto ai risultati di Serie C. In sovrimpressione subito le classifiche. Si è giocata l'ultima giornata del girone di andata. Girone A, Azalei Pistoiese 2-0, Caprera 0, Pavia 6, Fiamma Monza 1, Arezzo 2, Independiente Ivrea Pontedera 4-0, rinviata Lucchese Spezia, Robica Bergamo Genoa 3-1, Perugia Ranameda 0-4, Ternana Pinerolo 0-1. Classifica Arezzo 34, Pinerolo 29, Robica Bergamo 26, Azalea 25, Pavia Genoa Ivrea 23, Real Meda 19, Lucchese 18, Spezia 16, Ternana 15, Fiamma Monza 13, Pontedera 11, Pistoiese 10, Perugia 7 e Caprera 0. In sovrimpressione potete anche notare quante partite vadano recuperate, solo il Caprera le ha giocate tutte. Passiamo anche al girone B, Brixen Hobbie Trento 2-2, rinviate Jesina VFC Venezia e Mitici Atletico Oristano, Padova batte Bologna 1-0, Spal Isera 0-1, Triestina 1, Portogruaro 2 e Venezia Riccione 3-2, Civitanova Vicenza 0-3. Classifica Venezia 34, Vicenza 32, Trento 28, Brixen Hobbie 24, Riccione Triestina 21, Bologna Padova 18, Jesina 16, Isera 15, Portogruaro 14, VFC Venezia 13, Atletico Oristano 8, Civitanova Spal e Mitici 7 punti. Anche qui l'Isera è l'unica squadra che aveva giocato tutte le partite. Il girone C invece si conclude, il girone di andata, tutte le partite disputate, Aprilia-Res-Roma 0-6, Apuletrani-Eugenio Coscarello 7-0, Catania-Rever-Roma 0-3, Chieti-Fescabari 10-0, Crotone-Matera 3-0, Lecce-Grifone-Gialloverde 9-0, Roma-14 Independent 2-4 e infine Trastevere-Vis-Mediterranea 1-0. La classifica: Chieti campione di inverno 45 punti, poi Apulia Trani 37, Resta Roma 35, Trastevere 32, Crotone 22, Lecce 21, Vis Mediterranea Aprilia 20, Matera 18, Independent 17, Grifone Gialloverde 12, Rever Roma 11, Roma 14 10, Catania 6, Pescabari 5, Eugenio Coscarello Castrolibero 3 punti. E come potete notare, rispetto agli altri due gironi, questo è quello in cui ci sono meno partite da recuperare. E ora, come di consueto, possiamo passare al calcio estero, weekend di Coppa, generalmente in tutti i tornei, si sono giocati i sedicesimi della FA Cup in Inghilterra, Nottingham Forest, Manchester City 0-8, Aston Villa, Chelsea 1-3, Arsenal, London City, Lionesses 1-0, Southampton, Bristol City 1-0 dopo i tempi supplementari, Plymouth, Charlton 0-6, Brighton, Reading 2-3, Durham, Blackburn 3-1, Sheffield United, West Ham 1-4, Birmingham, Sunderland 2-1 dopo i tempi supplementari, Huddersfield, Everton 0-4, Newcastle, Ipswich 0-1, Liverpool, Lincoln City 6-0, Blair Hay Coventry 1-1, 2-4 ai calci di rigore, West Bromwich, Exeter City 0-0, 4-2 ai calci di rigore, Bridgewater, Manchester United 0-2, Tottenham, Leicester 1-3 dopo i tempi supplementari. Manchester City, Chelsea, Arsenal, Southampton, Charlton, Reading, Durham, West Ham, Birmingham, Everton, Ipswich, Liverpool, Coventry, West Bromwich, Manchester United e Leicester qualificate agli ottavi. Si è giocato il campionato spagnolo, Primera Iberdrola.
Ci dirigiamo alla giornata numero 19. Sporting Huelva 1, Levante 1, Barcellona Real Betis 4-0, Real Madrid 3, Siviglia 1, Valencia 1, Tenerife 2, Villarreal Real Sociedad 1-4, Athletic Club Rayo Vallecano 2-1, Alavés Atletico Madrid 1-1, Eibar Madrid Calcio Femminile 2-1, il che si riflette in questo modo sulla classifica: Barcellona 54, Real Sociedad 43, Atletico Madrid 35, Tenerife 34, Athletic Bilbao 30, Siviglia 27, Real Madrid Alavés 26, Levante 23, Real Betis 22, Madrid Calcio Femminile 20, Eibar 16, Valencia 14, Huelva 13, Villarreal 11 e Rayo Vallecano 5. Una partita in meno per Barcellona, Real Sociedad, Tenerife, Atletico Bilbao e Levante, due in meno per Atletico Madrid e Rayo Vallecano, tre in meno per il Real Madrid. In Francia si sono giocati gli ottavi di finale: Paris Saint-Germain 3, Lione 0, Strasburgo Fleury 1-4, Paris FC Le Havre 5-1, Monaco Rennes 0-4, Albi Montpellier 0-6, Isère Lille 1-1, 5-4 dopo i calci di rigore, Grand Calais Rodez 0-4, Soyon Nantes 2-2, 4-3 ai calci di rigore. Ai quarti vanno Paris Saint-Germain, Fleury, Paris FC, Rennes, Montpellier, Isère, Rodez e Soyon. Si sono giocati anche i quarti di Coppa d'Asia: Cina-Vietnam 2-1, Giappone-Thailandia 7-0, Australia-Corea del Sud 0-1, Taipei cinese-Filippine 1-1, 3-4 ai calci di rigore. Cina-Giappone e Corea del Sud-Filippine saranno le due semifinali in programma il 3 febbraio. Al mondiale si qualificano Giappone, Corea del Sud, Cina e Filippine, che le Filippine, quest'ultime, all'esordio nella competizione. L'ultimo posto diretto al mondiale se lo giocheranno Thailandia, Vietnam e Taipei cinese secondo questo calendario. Una triangolare che inizia il 2 febbraio con Thailandia e Vietnam, il 4 febbraio Taipei cinese e Thailandia, il 6 febbraio Vietnam, Taipei cinese. Non ci siamo dimenticati del recupero della Frauen Bundesliga, giornata 12, Turbine Potsdam Wolfsburg 0-3 alle 14.30 di sabato 29 gennaio, hanno segnato Latvain al terzo che ha aperto l'incontro, doppietta di Basmut al 22esimo e all'82esimo, il Wolfsburg torna primo con 29 punti, il Turbine resta quinto con 21 punti, a meno 6 della zona Champions rappresentata dai 27 del Hoffenheim. Notizie veloci: da calcio femminile italiano, Lindsay Ora, nuova calciatrice del Leone, Andrea Gazzola si dimette dall'incarico di allenatore del Mitici, Carly Telford passa dal Chelsea al San Diego Wave, il Verona ha ufficializzato l'attaccante Marin Rune Gudmundsdottir, Malin Zunde è una nuova difenditrice della Fiorentina e infine l'Uganda si qualifica alla Coppa d'Africa per ritiro del Kenya. Non ci siamo dimenticati però di ricordare la morte del presidente dell'Atletico Oristano, Emilio Naizza. E ci uniamo, stavolta con gioia, ai festeggiamenti per l'annuncio della maternità di Marta Corredera del Real Madrid. Infine, in Inghilterra, a proposito di maternità, le calciatrici hanno ottenuto la copertura, a breve saranno svelati i dettagli. Hanno svelato le date di recupero anche di Serie B, la 12ª giornata sarà recuperata il 13 marzo, la 13ª il 16 aprile e infine la 14ª il 1 di maggio. I prossimi appuntamenti: Serie A, giornata 14, Fiorentina-Napoli, Verona-Juventus, Inter-Empoli, Milan-Lazio, Roma-Pomigliano e Sassuolo-Sampdoria. Ripartirà anche la Serie B con la giornata 15, Brescia-Sassari-Torres, Chievo-Cittadella, Como-Cesena, Corte Franca-Palermo, Pink-Bari-Prosesto, San Marino-Ravenna, Tavagnacco-Roma-Calcio Femminile. Per la Serie C, nella prima giornata di ritorno, segnaliamo Perugia-Genoa per quanto riguarda il girone A, lo scontro Salvezza-Spalla-Porto-Gruaro per quanto riguarda il girone B e infine la partita Vis-Mediterranea-Reno-Roma della girone C. Nella FA Women's Super League, giornata 14, Arsenal Manchester United e Chelsea Manchester City, i big match. In Championship spunta Charlton Watford. In Division 1, Fleury Montpellier. In Bundesliga, Eintracht Francoforte Friburgo. Nella prima di Iberdrola ci sarà il turno infrasettimanale il 2 febbraio con il match di cartello Atletico Madrid, Madrid Calcio Femminile, dunque un derby per la capitale spagnola. Il 6 febbraio invece Villarreal Rayo Vallecano per la salvezza e per la Champions League Real Sociedad Atletico Madrid. Grazie per averci seguito, a questo punto l'appuntamento lo rinviamo a lunedì prossimo.